Buon pomeriggio e grazie per questa bella e qualificata presenza. Io, permettetemi prima di dire alcune cose molto veloci, volevo esprimere proprio all'indomani del riconoscimento per la seconda volta del premio Ugo, volevo esprimere anche a nome del sindaco Marco Marcentelli la nostra più grande soddisfazione per il secondo importante riconoscimento del Premio Ugo 2013 come migliore autore a Mario Perrotta, attore drammaturgo del Teatro dell'Argine, che è stato in qualche modo, gli è stato dato questo importante riconoscimento per lo spettacolo Umbese, Antonio Ligabue. Tra l'altro questo spettacolo ha aperto la stagione teatrale, se non mi sbaglio, del 2013 a Litici Teatro. E Mario Perrotta ha già ricevuto nel 2011 un altro importante premio Ugo. Io ne approfitto anche perché ho rivisto degli amici e delle amiche con le quali avevamo condiviso un'importante iniziativa proprio il 30 di novembre in Mediateca per parlare delle politiche culturali legate anche alla disabilità. E quindi ho anche piacere di poter dire che questo spettacolo Umbese è anche un importante spettacolo sottotitolato per i non udenti. Mi fa molto piacere perché la nostra meravigliosa compagnia teatrale è sempre molto attenta alle problematiche della disabilità. Territorio e passione sono gli ingredienti del successo della compagnia Teatro dell'Argine, che registra ormai da quasi 20 anni, se non mi sbaglio. Ogni tanto guardo Andrea perché mi fa da, fra virgolette, ripetitore, quindi chiedo scusa, ma per me è molto importante. E questi premi sono, come tanti altri riconoscimenti che la compagnia ha ricevuto in questi anni e che ripagano certamente l'impegno che questi professionisti, fra l'altro voglio ricordarlo, sono anche ragazze e ragazzi molto giovani, sono i quarantenni. E in questo periodo si parla molto delle età anagrafiche e mi piace sottolineare anche questo aspetto. Questi professionisti che dedicano al loro lavoro in un contesto che spesso predilige certamente un consumo culturale, mordi e fuggi, rispetto a quello che offre ad esempio la televisione. Questo importante convegno promosso dalla nostra compagnia del Teatro dell'Argine, con appunto il patrocinio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin, di Lega Coop e di Ater, si pone certamente l'obiettivo di mettere in luce e quindi in un confronto molto sereno fra amici e professionisti in un confronto e discussione fra le tante esperienze e pratiche teatrali legate ai teatri aperti e attenti alle nostre comunità e quindi al nostro territorio. Faccio un passaggio cercando di farlo velocemente. Da circa 2 anni stiamo lavorando anche a livello di distretti culturali. Il comune di San Lazzaro è legato al distretto culturale e sociosanitario che coinvolge 6 comuni. Soltanto San Lazzaro ha il piacere di avere un teatro e una importante compagnia. Le altre esperienze nel nostro territorio del distretto sono tutte esperienze, direi, amatoriali di tempo libero. E questo ci fa fare un'altra importante riflessione nel momento in cui gli amici del Teatro dell'Argine sono stati coinvolti in importanti esperienze coordinate anche dalla provincia di Bologna verso i teatri solidali e verso tutte quelle politiche attive che si stanno facendo. Certamente il nostro ITC Teatro si è caratterizzato sin dall'inizio come teatro di comunità. È teatro che non si occupa solo dell'organizzazione di una stagione teatrale, ma che persegue l'obiettivo di un radicamento nel territorio in cui opera. E voglio ricordare che ITC Teatro, sì, fisicamente è a San Lazzaro, ma direi che è in tutto il territorio vasto dell'area metropolitana. Spesso parliamo ancora di questa cosa senza poi magari aver capito fino in fondo,
ma però molti cittadini e cittadine provengono da Bologna, dai comuni della provincia e perché no anche da fuori regione. E questo radicamento per noi è molto importante e i ragazzi lo hanno raggiunto attraverso ad esempio l'esperienza della scuola di teatro, una scuola non professionale dedicata a tutti i cittadini di qualsiasi età che vogliono interpretare un percorso teatrale per la propria crescita personale, i laboratori rivolti alle scuole di ogni ordine grado, dalle scuole dell'infanzia, e la creazione di progetti rivolti a quelle categorie di persone che ricordavo prima, che hanno gravissime difficoltà o disagi. Sto pensando ad esempio ai rifugiati politici, alle persone svantaggiate, a tutta una serie di situazioni appunto che sempre più sono e stanno venendo avanti nel nostro contesto e nella nostra realtà. E ITC Teatro è anche un teatro di produzione, nel corso di 20 anni ha realizzato tantissimi spettacoli, molti dei quali appunto hanno avuto dei riconoscimenti prestigiosi. Attualmente gli spazi del nostro teatro ITC, dove siamo noi adesso, e ITC Studio in via Vittoria, si caratterizzano come spazi aperti quasi tutto l'anno e questo ha favorito la crescita e la fidelizzazione del pubblico, oltre che l'apertura a tutte le richieste provenienti dal territorio. Mi fa riflettere molto questa considerazione, in quanto spesso, ancora oggi, i nostri teatri sono aperti soltanto alla sera, hanno delle fasi di apertura molto, molto ristrette, dalle 21 alle 24, quando va bene. Sono aperti per circa 50 serate o 60 serate all'anno e invece noi registriamo non solo con ITC Teatro ma con tanti altri teatri della nostra provincia e quindi penso agli altri distretti culturali una grandissima apertura di questi importanti e prestigiosi contenitori teatrali e che non è privo di significato perché penso che quando dico che ITC Teatro è aperto più di 200 giorni all'anno, penso che ad esempio gli ultimi spettacoli vengono fatti in giugno, qua in questa struttura, utilizzando anche gli spazi all'aperto, pensando al Festival delle Scuole, che coinvolge tantissime ragazze e ragazzi delle scuole di ordine grado e addirittura, perché anche queste sono delle riflessioni che forse vale la pena di mettere alla nostra attenzione, penso anche che sempre di più molte docenti e molti docenti dei nostri istituti scolastici utilizzano il Festival del Teatro provenendo da altre città della nostra regione o dall'Italia per venire magari a fare la, fra virgolette, la visita, la gita scolastica e molti ne approfittano per venire a Bologna per visitare la splendida città e per fare esperienze di teatro perché magari hanno anche loro realizzato degli importanti laboratori e quindi l'ITC Teatro ha saputo appunto declinare nel modo più aperto la funzione pubblica. Si tratta infatti di questo teatro comunale gestito, comunale di San Lazzaro, che l'amministrazione ha voluto dare in gestione a ITC affidandone appunto una gestione stabile con dei criteri molto precisi che salvaguardano questa vocazione di teatro aperto. Quindi il teatro ha saputo sviluppare una rete fitta di relazioni, non solo con altre realtà teatrali nel territorio metropolitano e dell'area vasta, ma anche a livello nazionale non solo, e anche con tanti altri soggetti che operano in campo, sottolineando in questo modo anche la propria vocazione interdisciplinare. Il teatro è in grado di elaborare progetti a livello europeo, costruendo network con importanti partner stranieri. Pensa a tutti i progetti internazionali che il Teatro dell'Argine ha vinto e conduce da una decina d'anni. Sono state attivate politiche per incoraggiare la partecipazione alla vita del teatro di fasce della nostra popolazione che sono generalmente estranee alla fruizione delle attività teatrali e quindi culturali. Sto pensando al progetto di ITC Teatro, a teatro con un euro, che è particolarmente rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. E il teatro ha saputo inoltre costruire una politica economica attenta agli equilibri fra le varie componenti,
facendo sì che il finanziamento pubblico del Comune di San Lazzaro, della nostra regione, dello Stato, non risulti prevalente, anche perché i contributi che riusciamo a dare sono un po' 25% ultimamente. Copre il 25%. Sì, 20%, rispetto ad altre fonti di finanziamento. Sto pensando alle vendite di biglietti che fate, offerte promozionali, scontistica, vendite di spettacoli, l'iscrizione al corso che coinvolge tantissimi cittadini, i laboratori nelle scuole, le sponsorizzazioni private e di fondazioni bancarie. Io termino ricordando l'impegno che da oltre 20 anni svolge il nostro regista Andrea Paolucci e assieme a lui i tanti collaboratori, attori, registi, docenti. E Andrea, e lo dico perché ogni tanto fa bene riflettere su di noi, sui collaboratori, su queste figure molto prestigiose, è un giovane quarantenne, abbiamo detto, regista teatrale bolognese, un po' di più, Andrea, per la verità. Per la verità devo dire, ma come dire, nel 94... Io andrei avanti, cioè proprio soprassiederei su questa parte. Nel 94, insieme ad una ventina di giovani artisti, dei quali molti sono rimasti assieme a lui, appunto fonda la compagnia prestigiosa del Teatro dell'Argine. Ne diventa il direttore artistico insieme a Pietro Florida e a Nicola Bonazzi nel 2000. Nello stesso anno gli viene affidata la direzione dell'ETC Teatro di San Lazzaro, con più di 30.000 spettatori all'anno, più di 200 giornate di aperture e oltre 3.000 iscritti ai vari laboratori. E una rete, oggi si usa molto questo termine, di partner internazionali, nazionali e privati che ogni anno coinvolge sul piano progettuale con circa 200 soggetti. La Compagnia del Teatro dell'Argine e ITC Teatro sono diventati un punto di riferimento in campo nazionale e internazionale, non solo sul piano artistico, ma anche nell'ideazione e realizzazione di progetti speciali legati soprattutto ai temi interculturali, sociali, educativi e didattici. Io mi fermo qui. Ringrazio moltissimo della presenza dei tanti ospiti, è una riflessione per noi molto importante questa che viene compiuta oggi e in modo particolare per me, perché ho visto tante persone amiche, penso alle piazze del sapere e quindi approfitto un attimo, conoscendo da tantissimi anni Antonella, approfitto per fare questo importante passaggio. Il Comune di San Lazzaro ha 4 importanti istituti culturali: ITC Teatro, la Mediateca Biblioteca, l'archivio storico e me ne sto dimenticando. Il Museo Donini, guarda, sono imperdonabile. Sono imperdonabile veramente. Di questi 4 importanti istituti, io devo dire che c'è una relazione perfetta, perché sempre di più in Mediateca gli attori di ITC Teatro sono presenti nelle nostre programmazioni culturali, sono presenti nei contesti anche sociali, in tutte le reti dei nostri centri sociali, per questo che ho preso in prestito un attimo le piazze infinite dei saperi, perché San Lazzaro è veramente un contenitore molto importante, dove passano tantissime persone, dove c'è la possibilità di incontrarsi, di fare relazioni, di condividere dei progetti, di andare magari delle volte all'università, di andare in vicolo Bolognetti, di essere presenti comunque nel territorio vasto. Spero che continui, perché per me è una grande soddisfazione, visto che io sono cresciuta culturalmente nel teatro di strada, sono cresciuta nelle case dei popoli, sono molto vecchia, se ci ricordiamo, quando veniva Dario Fo e Franca Rame, sono cresciuta con l'occupazione di un prestigioso teatro, dove c'era una figura meravigliosa di Leo Bernardinis, il Teatro San Leonardo, e via via ognuno di noi è cresciuto con quelle conoscenze e competenze culturali, perché ricordo che questo teatro tantissimi anni fa fu anche la sede di altri progetti importanti come la Zanzara d'Oro. Io venivo dal Centro Teatrale Roselle, dal quartiere Savena, allora ex Mazzini, per cui delle esperienze condivise nel settore del teatro ne abbiamo avute tantissime
e credo che oggi rincontrarci qui insieme sia un momento ulteriore per dire andiamo avanti in questa direzione. Grazie dell'attenzione.